A cura del governatorato si sta procedendo a rialzare le colonne di granito grigio che sostenevano i portici di cinta del grandioso tempio dedicato alle dee Venere e Roma, che Adriano costruì sul luogo già occupato dall'atrio della Domus Aurea e dal Colosso di Nerone. L'area in questione si trova fra l'anfiteatro Flavio e il Foro Romano ed è venuta ad assumere una posizione di grande importanza dopo l'apertura di Via dell'Impero, giacché si trova appunto alla estremità di essa. Il tempio conteneva, entro un bellissimo colonnato corinzio, due celle rivolte su lati opposti che ospitavano le statue della Dea Venere e della Dea Roma. Avanzi di queste celle sorgono ancora presso la chiesa di Santa Francesca Romana. Le imponenti colonne che si stanno rialzando e l'opera di sistemazione generale dell'area del tempio aggiungeranno una nuova nota di bellezza e di interesse al panorama della grandiosa arteria creata dal fascismo nel cuore della Roma imperiale.